Buongiorno a tutti dal nostro secondo giorno di Drupa 2024 con lo Stampiamo Avanti TG. Io sono Alexia Rizzi. Enrico Barboglio, buongiorno a tutti. Alexia, ieri è partita la fiera, che è successo ieri in fiera? Ah, sono successe un sacco di cose. Allora, intanto cominciamo con Komori, che su uno stand di 1500 metri quadri ha presentato, sotto il suo claim automazione connessa, tutta una serie di macchine in tre zone dedicate, tutto diciamo sotto il governato dal KP Connect, che è il loro software di flusso di lavoro. Nell'area commercial abbiamo visto l'e-tron G37P Advance EX, che è una macchina a 8 colori convertibile UV LED, è una macchina per la stampa commerciale. Questa macchina era collegata al Cobot Stack, un robot per la palettizzazione, e sempre in quest'area c'erano delle soluzioni di MBO, di finishing. E sempre nell'area commerciale c'è anche la parte digitale di Komori, che è quella nuova J-Tron 29 Inkjet UV LED nel formato B2, che raggiunge 6.000 fogli ora. Nella packaging zone abbiamo visto la GX40 Advance, una macchina offset 7 colori UV con doppia verniciatura e uscita lunga, con delle novità che sono il Super Short Macready e lo Smart Color. Sono queste novità che vi invitiamo ad andare a vedere allo stand di Komori. Si è proseguito la giornata con Benilanda, o meglio Landa Corporation. Landa presente a Drupa dopo 8 anni, e dopo questi 8 anni di assenza si è visto. C'è stata una presentazione nel quale il CEO di Orion ha raccontato che sono oggi 60 le stampanti installate di Landa nel mondo. Il 20% delle aziende che hanno comprato Landa hanno anche raddoppiato la macchina, quindi questo significa che c'è un aspetto di versatilità delle macchine. Ovviamente lo show è stato tenuto da Benilanda, personaggio istrionico del nostro mercato, sin dalla nascita della Indigo. Landa qui presenta la nuova S11P, una macchina a 11.000 fogli ora, quindi entra decisamente in un mercato di produzione importante. Ne è testimonianza l'accordo raccontato ieri con la presenza di Robert Keane, CEO di Simpress, CEO Worldwide di Simpress, di un accordo strategico siglato tra Simpress e Landa per installare macchine, non si è dichiarato quante, sia in Europa sia in Nord America. Sì, una collaborazione che era iniziata in passato e oggi sono pronti per questa cosa. Bene, bene. Siamo stati anche allo stand di Konica Minolta, e qui appunto il focus è la collaborazione umano e macchina, orientato al concetto di Industry 5.0, dove le persone sono al centro del flusso di lavoro, però supportate dalle macchine. Qui abbiamo visto 20 premiere europee, 30 prodotti hardware, 25 software suite, quindi diciamo un'ampissima varietà di proposte, sia toner sia inkjet, dove non sono in conflitto ma sono complementari. Si ha tantissimo focus sul label and packaging, e quindi la macchina al centro era la CurioJet 60.000 da 6.000 fogli ora nel formato B2. Diciamo che il formato B2 è un po' per l'inkjet quest'anno il formato principe. Il formato principe di richiamo, con le novità già raccontate ieri e con altre appunto che si stanno presentando e che vi racconteremo via via, perché certo, si scopriranno stand by stand. Collegato a Konica Minolta c'era IMGI con delle novità alla linea AlphaJet. Poi mi pare ci sia stata una presentazione di Koenig & Bauer. Sì, c'è stata una presentazione di Koenig & Bauer spettacolare, devo dire, in quanto a contenuti, perché Koenig & Bauer sta entrando sempre di più anche con le acquisizioni che ha fatto in passato e le collaborazioni anche con Celmag. Sta entrando nel mondo del packaging a flusso completo, sia con le macchine offset, sia con la flexo, ma anche con tutto il finishing e il digitale non ultimo, quindi sta facendo proprio coprendo tutte le esigenze della produzione di packaging, anche con la fustella rotativa, che è molto interessante perché produce poi il foglio già rifilato e ripulito, pronto per essere per diventare un astuccio. Sì, diciamo che queste partnership poi tra digitale e altre tecnologie, e quindi nel mondo dell'hybrid. Ieri poi si è confermata nella conferenza stampa di Koenig & Bauer, che è proseguita diventando conferenza stampa mista comune tra Koenig & Bauer e Durst per la presentazione della nuova VariJet,
che nasce da una collaborazione strutturale tra le due aziende. È una macchina produzione industriale per cartoncino, per cartone ondulato, quindi una macchina potente con delle testine stampa Samba di Fujifilm. In questa presentazione proprio si è raccontato lo sviluppo che può avere questo mercato e da qui la collaborazione Koenig, Bauer e Durst. Durst però non si è fermata a queste macchine di tipo industriale, è nata una collaborazione, o meglio una collaborazione storica che già c'è con un'altra azienda italiana che è Omet. Ieri si è presentata con il taglio del nastro della nuova K-Jet, una nuova macchina per il label printing che si posiziona un po' sotto rispetto alla X-Jet, che è la macchina con cui Omet e Durst hanno iniziato a collaborare, però sicuramente è una macchina di entry level più facile e quindi che sicuramente in un mercato così in crescita come quello delle etichette e soluzioni ibride, flexografiche e digitali, sicuramente potrà avere un ottimo successo. Sì, abbiamo notato che la tendenza è quella comunque di offrire anche nelle soluzioni entry level il top delle prestazioni. Assolutamente. Qualità, versatilità, sostenibilità sono le parole chiave, credo, della prima giornata che si sono sentite. E verso creare soluzioni per gli stampatori converter che non abbiano limitazioni di mercato, limitazioni di soluzioni per i clienti. La domanda crescente per soluzioni innovative, qui a Drupa un po' di soluzioni si stanno trovando. Certo, anche grazie appunto alle collaborazioni di cui parlavi. Continueremo a seguire per voi, vi ricordiamo che alle 17.30 ogni giorno alla Hall 3 Stand A23, in questa piattaforma di associazioni, di piattaforma editoriale, di manifestazione fieristica, Print for All, ci sarà un aperitivo proprio dedicato alla Print for All del 2025, quindi chi vede questo video ed è in giro per la fiera, 17.30, oltre Stand A23. E sempre qui a questo stand è anche un hub per il Super Content Group di cui facciamo parte e continueremo infatti anche con sia le interviste con i giornalisti ma anche le nostre interviste negli stand delle aziende sempre con il Super Content Group. Ieri abbiamo intervistato IST, Arun Pepar e Sei Laser e oggi andremo avanti con questa attività. Vi diamo appuntamento a domani, grazie per averci seguito e buona fiera per chi è in fiera e buon lavoro a tutti.